tutti, oggi siamo a Osteria Nuova e vogliamo presentarvi Delizia di Mare, Fish House, gastronomia e ristorantino. Venite con noi! E siamo adesso con Matteo, uno dei due titolari. Ciao Matteo, ciao, ciao. Grazie per averci accolti in questo salotto espositivo, perché tutto si direbbe tranne che sia una pescheria. Una pescheria. Ah, bene, Matteo, com'è nata la vostra idea di aprire Delizie di Mare? La nostra idea è nata da una fusione, sì. Mia e di Marcello. Questa è un'attività che esiste dal 90, che hanno iniziato i miei genitori. Sì. Io l'ho ereditata. Prima era locata in un altro posto, poi dopo con la conoscenza di Marcello, che lui ha sempre fatto il cuoco nei ristoranti, okay, abbiamo deciso di fare questa cosa qua, dai. Siamo rimasti un annetto nel vecchio negozio, okay, e poi abbiamo deciso, dai, di fare questo nuovo negozio. Questo nuovo negozio? Secondo la nostra visione, no? Il nostro gusto, dai, un po'. Molto innovativo, molto innovativo, molto bello, molto luminoso. Grazie. Chi è la vostra clientela? Ma guarda, la nostra clientela va dai giovani, perché comunque facciamo anche delle cose giovani, no? Da mangiare, delle cose un po' fuori dalle righe, e un po' tutti, dai, cerchiamo di prendere un po' ad ampio raggio. Il più possibile, tanto è quello che cerchiamo di accontentare un po' tutti. Io vedo un bancone espositivo davvero, davvero invitante. Guardiamo qualcosa più da vicino insieme, magari sì. Mi racconti quelli che sono i tuoi prodotti. Sì, come no? Sì. Il pesce, come vedete, tutto quello che si riesce si prende pesce nostrano, pescato qui nel nostro mare, quindi dalle scioglie, dalle merluzzi, le triglie, mastancolle nostrane, canocchie vive, tutto quello che, diciamo, si riesce a trovare. E poi dove c'è qualcosa di allevamento, c'è qualcosa di importato, no? Però tutto il possibile, quello che si riesce, cerchiamo di prenderlo dal nostrano, perché siamo in una città di mare, quindi mi sembra giusto consumare il prodotto del territorio. Certo. Io corro sempre, non ho mai tempo e devo dirti anche la verità, non sono brava per niente in cucina, non so neanche cucinare. Beh, ecco, se io venissi da te, sì, riusciresti a darmi qualche suggerimento? Beh, certo, sì, noi ai nostri clienti diamo sempre delle ricette per dargli delle idee su come cucinare i piatti di mare, perché capita spesso che arriva, io mi piacerebbe far quello, però magari non so come cucinarlo, oppure ho poco tempo, invece che ne farlo al forno, come posso farlo? Allora siamo sempre un po' a dispensare un po' di consigli, un po' di qua, un po' di là, quindi sicuramente una ricetta la troviamo. Sicuro. Bene, bene. Matteo, adesso ti faccio una domanda più difficile, ecco, se io avessi ancora meno tempo e non avessi proprio modo di accendere forno, mettere la padella, spadellare, buttare giù pomodorini o altro insieme al pesce, come puoi aiutarmi? Non ci sono problemi. Guardi, noi abbiamo un banco di gastronomia dove sono tutte cose preparate da noi, non compriamo niente di già fatto, tutto quello che facciamo è tutto prodotto all'interno del nostro negozio, ci sono vari tipi di salottine di mare, ci sono tutti i giorni dei sughi a rotazione, ogni giorno uno diverso dall'altro, tonno scottato, qui c'è un branzino con salsa di peperoni, alici marinate, vari tipi di salata di mare, polpette di pesce, qua ci sono degli spiedoni con tonno, pesce spada e salmone. I sughi, vedo anche i sughi pronti. Sugo bianco, sugo ai crostacei, un ragù rosso di mare. Sì. Oggi per esempio abbiamo una vellutata di zucca con mastancolle saltate in padella, ceppe con piselli, baccalà al forno con patate, carciofi, olive, polenta di pesce. Adesso un po' di cose sono, poi dopo ogni giorno facciamo sempre cose diverse, a parte la base, poi ogni giorno variamo per dare comunque al cliente sempre degli input diversi. Ok, per non annoiarli. Matteo, ho appena visto e soprattutto sentito il profumo dei tuoi sughi. Ecco, avete anche della pasta, non so, magari chiedo troppo, pasta fresca? No, no, abbiamo tutto. Abbiamo un'esposizione di pasta fresca che ce lo fa un pastificio proprio qui di Pesaro. Okay.
tutta cosa fatta a mano. Abbiamo pasta secca dall'azienda Girolomone, tutta biologica, sempre del territorio. Quindi abbiamo una vasta scelta di sia pasta fresca, ripiena e non, sì, che tutta la linea di pasta secca, di grano duro, integrale, semi integrale, senatore Cappelli. Abbiamo, diciamo, tante cose con cui abbinare i nostri sughi. Davvero tanta scelta. E nel caso avete anche un vinello da suggerire o una birra? Di vini anche lì abbiamo una grandissima scelta, sia di vini, abbiamo dei vini del territorio qui, di una cantina qua del territorio, in più abbiamo dei vini varie provenienze di tutta Italia, soprattutto Nord Italia, che diciamo è quello che col pesce ci piace un po' di più. Abbiamo birre, sempre birre artigianali, bibite. Diciamo che non ci manca niente. Non manca niente. Devo dire, tutti prodotti di qualità. Sì, cerchiamo di mantenere sempre, dai, un certo livello, un target, insomma, dai, abbastanza di qualità. Ok. Oltre a tutta la gastronomia che vedo qui esposta, avete anche un ristorantino. Abbiamo un ristorantino con un suo menù dedicato. Il ristorantino ha un suo menù, dove c'è un menù fisso che logicamente si può scegliere. In più abbiamo dei piatti del giorno, extra menù, che proponiamo, come dicevamo prima, come qua, sempre per dare stimoli diversi ai clienti, per non farli trovare sempre il solito menù. Oltre a quello c'è le varie proposte del giorno, che ogni giorno poi facciamo sempre cose nuove. Oltre ai menù della gastronomia, il menù del ristorantino e addirittura il piatto del giorno che vediamo esposto ogni volta diverso, si può anche prenotare, non so, un pacchetto, un qualcosa da portar via, vi chiamano e vi prenotano la busta con tutto il preparato, ecco. Certo, tutto il nostro menù, tutto quello che vedete è prenotabile da sporto, chi non potesse consumare qui. Quindi si può prenotare tutto, portare via, arrivi che la busta è già fatta, o se no, se uno vuole venire a scegliere, sceglie sul posto e porta via tutto quello che vuole. Cerchiamo di assecondare il più possibile le esigenze del cliente. Un servizio davvero a 360 gradi, dove chiunque avesse esigenze particolari, beh, Matteo e il suo socio sono in grado di far fronte a tutto. Arriviamo adesso nella cucina, in questo posto pulitissimo e bellissimo, dove Marcello, il secondo socio, ciao Marcello, si diletta a preparare tante cose buone. Cosa prepari in questa cucina? In questa cucina c'è la preparazione del locale, diciamo il 70% della produzione di questo negozio. Certo. Che varia dai antipasti, dai primi e dai secondi. Partiamo alla mattina, che c'è tutta arriva il pesce, lo puliamo, sì, e dopo c'è tutto il condimento, e tutta la preparazione. Quindi tu prepari tutta la gastronomia, quindi ciò che viene esposto quotidianamente, sì, e poi prepari anche i piatti per il ristorantino. Sì. Ecco, bene. Dopo la preparazione della gastronomia ci dedichiamo alla linea del ristorantino, che viene sia a pranzo e agli aperitivi alla sera. Senti, ma da quanto tempo fai questo lavoro? Questo lavoro io ho iniziato a 15 anni. La passione della cucina me l'ha trasmessa mia madre, e dopodiché, andando a scuola, ho affinato tutte le tecniche e anche le stagioni, ovviamente Pesaro. È una tradizione, gli alberghi e niente. Quindi hai studiato a scuola e poi hai messo in pratica lavorando proprio in, sì, in questo settore. Ma i menù, le cose da preparare, da cucinare, le concordate insieme o è una cosa che decidi tu da solo? Le concordiamo insieme, perché ovviamente il mio socio va alla mattina presto a fare il, sì, mercato del pesce, quindi a seconda di quello che mi serve, e io lo faccio comprare e io lo preparo il giorno, la mattina. La mattina stessa? Sì. Certo, benissimo, ma io a questo punto ti ho sentito raccontare, ma vorrei proprio vedere con i miei occhi. Cosa ci prepari oggi? Vi preparo un tagliolino allo scoglio. Sì. E farò una base con un fondo di scalogno, con
con del pesce fresco che mi preparerà il mio socio, sì. Dopo io andrò a sfumare con del vino bianco e in aggiunta del brodo di pesce con delle coccioline, cioè di cozze e vongole, sì. Che andrò a mettere nel piatto a fine impiattamento. Ok, mi hai proprio invogliata con i tuoi racconti, adesso non vedo l'ora di assaggiare. Va benissimo. Come vedete adesso ho anche deciso di fermarmi a pranzo. Mi hanno preparato un bellissimo piatto di antipasto di mare accompagnato da un buon bicchiere di vino. E non possiamo far altro che invitare anche voi a venire al più presto a scoprire delizie di mare.